Buongiorno, stiamo aspettando il sole prima di uscire dalla tenda perché fuori era fatto meno 100. Madonna, ha fatto un freddo, un vento. Però c'era una stellata con la Via Lattea. Oggi che cosa ci aspetta? Camminare, come sempre. Allora, il sole è appena uscito proprio dalla forcella a Buse Tedesche dove dobbiamo andare. Qua i laghetti stanotte si sono ghiacciati. Stai covando. Sì, sto covando l'acqua potabile. Ok, abbiamo messo le fascette da combattimento. Quindi adesso siamo pronti all'alba delle 10 di Ma non continuare. potremmo non, cioè, uscire senza il No, era sole. illegale, faceva troppo freddo. Che giornata oggi. Fotonica. Andiamo. In un silenzio quasi irreale. Abbiamo fatto la salita baciati dal sole e salutiamo il nostro hotel 5 stelle dove abbiamo passato la notte. Allora, abbiamo sforcellato la forcella Buse Tedesche e adesso ci ributtiamo da quest'altra parte. Allora, giriamo lo spigolo e vediamo cosa ci riserva prima d'asta. Quello è il nostro obiettivo. Guardate che spettacolo, tutta la catena del lago Rai. Lassù c'è il ricovero check-in. Siamo arrivati qua al laghetto di Forcella Magna, all'ombra di Cima d'Asta. Allora, sempre più vicini a Cima d'Asta, lassù. L'idea è quella di aggirarla qua, a sinistra, e arrivare su in cima da dietro. E poi per scendere dall'altro lato verso il rifugio Brentari. La giornata è stupenda, è anche un po' più calda di ieri. E qua sempre accompagnati dalla Translagorai, la Castel delle Aie e il Colbricon. Oggi sei più silenzioso. No, perché è veramente bucolico questo ambiente, mi piace. Molto da godersela proprio. E ora tocca salire verso le creste di Socede e su poi per Cima d'Asta. Eccoci arrivati rifugio Brentari da Passo Socede, quindi siamo arrivati da là. E in questo preciso momento le strade mie di frase sono divise. Rimarrò qua al rifugio con tutta l'artiglieria pesante, quindi zaini e cose pesanti, mentre Fra ha preso la via normale e sta salendo su a Cima d'Asta. E niente, vi aspetterò qua sotto Cima d'Asta. Andando a Cima d'Asta. Alla fine qui sono da solo che c'erano altri 400 metri di dislivello da fare e Giulia giustamente non se l'è sentita. Ma sto facendo una corsa un po' ghiacciata, ma che bello. Finalmente la croce. Ultimi metri per arrivare a Cima d'Asta. Wow. Pazzesco.
pratica qua da Cima d'Asta, con dietro di me il Catinaccio e il Sassolungo, una vista fantastica. Sono da solo e mi dispiace molto, perché preferivo ci fosse anche Giulia, ovviamente, però non se l'è sentita perché avevamo messo tanti metri di dislivello sia ieri che oggi, e siccome poi qua era tutto un po' ghiacciato, un po' vetrato, così c'erano altri 400 metri da fare più tutta la discesa fino a Malica Sorgazza. Con maturità ha preferito fermarsi, tanto non scappa a Cima d'Asta come tutte le montagne del mondo. Sono venuto su un po' di corsa e adesso la vado a raggiungere giù e magari facciamo un'altra rubrica dopo, quando arriviamo alla macchina. Comunque, in linea generale, l'Alta Via del Granito mi è piaciuta molto. Cima d'Asta non è, diciamo, nel percorso originale, ma è un'opzione, un'eventualità, una variante che merita sicuramente essere fatta, ma comunque è bella anche da sotto. Adesso andiamo giù al laghetto del Brentari e ci riposiamo un attimo al sole. Quassù fa veramente freddo. Comunque, uno spettacolo, ragazzi. Ciao! Chissà quando tornerà fra. Beh. Va verso la Forselleta. Inverno pieno qua, La Forselleta, e finalmente torniamo in autunno. Là, il rifugio. Sei pronto per la lunga discesa, fra? Sì. Ha fatto tutto a tempi record, salita e discesa da Cima d'Asta. Stiamo scendendo verso Malga Sorgazza, sempre accompagnati da questo sole caldo. Guardate che colori! Allora, si vede poco, però si vede il pandino. Il pandino, che bella! Anche questa è anche fatta. Anche questa è fatta, dai. Bellissima, veramente stupenda. Bella. Via del Granito. Sempre brava Giulia. Sempre bravo Fra.